Il signor Conticello non sta zitto e denuncia. I segnali intanto si sono fatti ancora più decisi e anche le richieste. Il signor Conticello si trova un foglietto dentro la macchina che aveva parcheggiato chiusa e che è chiusa anche adesso col foglietto dentro, in cui si chiedono 50.000 euro. Poi la macchina gliela danneggiano casa sua e arrivano anche le minacce personali. Gli dicono di stare attento, perché i mafiosi che controllano il quartiere adesso sono pazzi criminali e ce ne sono alcuni che quando vedono che gli altri sono troppo buoni intervengono. Sono feroci e sanguinari, kamikaze li chiamano. Il signor Conticello giustamente ha paura. Ha fatto denuncia, va bene. Però quelli stanno lì, nel quartiere, li vede tutti i giorni, è naturale che abbia paura. Poi un giorno arriva un uomo, il marito di una signora che lavora con lui, e gli dice che può aiutarlo. L'uomo conosce il boss della zona, che si chiama Franco Spadaro, detto Francolino. Basta parlarci e si mette tutto a posto. Il signor Conticello non ci vorrebbe parlare con Francolino Spadaro, però ha paura per la sua famiglia e così accetta di incontrarlo. Lo incontra in una pescheria davanti al mercato ittico di Santa Flavia e parla con il boss per una mezz'ora. Il signor Conticello gli ripete che non vuole guai, ma che lui non ha nessuna intenzione di pagare. Franco Spadaro ascolta, non dice niente fino alla fine e poi gli dà un consiglio. Mi disse che l'unica soluzione che lui vedeva era quella di assumere il Sei Dita come persona di mia fiducia, il quale avrebbe saputo come trattare e come conversare con chiunque fosse venuto a farmi qualunque tipo di richiesta estortiva. Diedi disposizioni di assumere il Sei Dita perché ritenni che quella era la soluzione che poteva finalmente non mettere più in pericolo la mia vita. Passarono pochi giorni che mi disse che si erano ripresentate delle persone che erano le stesse che avevano richiesto 50.000, lui aveva trattato per un prezzo più basso ed era riuscito a chiuderlo per 35.000. Al mio stupore io dissi: guarda che io non voglio pagare neanche un centesimo, lo dissi a quella persona quando venne, lo dico anche adesso, io non voglio pagare assolutamente nulla. Lui ribassò a 15.000 dicendo prova ad arrivare a 15. Io dissi guarda, neanche un euro, non pago assolutamente nulla a nessuno. E allora lì ci fu un momento in cui il Sei Dita mi fece una chiara minaccia e mi disse che in quel momento lui non sarebbe più stato in condizione di poter né lui né Franco Spadaro proteggermi e che il mio atteggiamento rischiava di vedermi impiccato nella piazza San Francesco. I carabinieri non se ne sono stati con le mani in mano. Dalle denunce del signor Conticello è nata un'indagine che si è tradotta in pedinamenti, osservazioni, intercettazioni, fotografie. Riprese video, fatte anche col cellulare di un carabiniere una volta che ha dovuto agire in fretta per riprendere una conversazione. Un'indagine che si estende a tutto il racket delle estorsioni della zona, della famiglia di Porta Nuova e del quartiere della Calza. I carabinieri arrestano un sacco di gente. Francolino Spadaro, il marito della signora che lavorava alla focacceria e che aveva fatto da tramite, gli estorsori che venivano a chiedere il pizzo, tutti quanti. Denunciare invece di pagare il pizzo. Denunciare invece di mettersi a posto, ma attenzione, mettersi a posto con la mafia, non con la propria coscienza. Perché anche qui, nel caso del signor Conticello, come quello di molti altri, non è soltanto una questione di soldi. Ma io dissi no, perché per me il dire no era mantenermi un uomo libero. Io ho avuto subito in mente sia le parole di mia figlia, quando mi chiese se io pagavo o no il pizzo, e io dissi no, figlia mia, non ho mai pagato e se dovesse succedere non pagherei.
e io vidi negli occhi di mia figlia una grande soddisfazione e orgoglio, perché lei tirò fuori dalla sua borsa un volantino che diceva: un intero popolo che paga un pizzo è un popolo senza dignità. E quindi lo scoprire che suo padre aveva dignità la risollevò. Il processo di primo grado dura 1 anno e mezzo e si conclude nel novembre del 2007. Gli imputati sono stati condannati in primo grado a pene che vanno dai 16 ai 10 anni. Hanno impugnato la sentenza e hanno fatto ricorso in appello, che deve ancora essere celebrato. Durante il processo, come parte civile, assieme al signor Conticello, c'erano anche la Confesercenti e alcune associazioni anti-racket. Il punto di riferimento più importante che poteva sapere qualche cosa poteva essere il signor Spadaro Francesco, detto Francolino, perché sai, lui è la persona giusta con cui si può parlare e tu puoi parlare con Vito, sei dita che lui sa come fare per parlare con lui. Senta, vuole descrivere quest'uomo, se lo ricorda? Certo, lo ricordo, è il signore con le stampelle che c'è di fronte. Denunziare per me è sicuramente qualcosa che ho fatto e rifarei, non perché se ne ha una convenienza di qualunque genere materiale, ma perché è qualcosa che si confà con un senso alto di libertà che uno ha dentro e col senso di onestà. Non è soltanto una questione di soldi, neanche per Cosa Nostra, perché sono tanti, è vero, i soldi che tutte le mafie ricavano dal pizzo in tutta Italia. Sono 10 miliardi di euro, secondo l'ultimo rapporto di SOS Impresa, con più di 160.000 imprenditori e commercianti che si mettono a posto tutti i mesi. Ma non è soltanto per quello che gli estortori girano di strada in strada a chiedere soldi. Che sono anche pochi, anche soltanto 5 euro dai commercianti che vendono l'aglio al minuto. Pochi, pochissimi, ma da tutti, dal più piccolo al più grande. Perché se è vero che in alcune realtà, purtroppo, dal piccolo commerciante, anche dal gestore di un banco al mercato, tutti o quasi tutti sono costretti a pagare, è più inquietante, per non dire imbarazzante, vedere che ci sono grandi multinazionali che si piegano allo stesso condizionamento quando potrebbero avere un maggior numero di tutele per non farlo. Perché, per esempio, cosa fa Francesco Famoso, picciotto della famiglia di Porta Nuova, quando il boss lo manda in giro per le strade di Palermo Centro? Lo racconta lui stesso al magistrato che lo interroga come collaboratore di giustizia. Cantiere di via Oreto, cercare il proprietario, dirgli di mettersi a posto con il 3% dell'importo dei lavori. 2.000 euro di acconto. Cantiere in via Volturno, piccola ristrutturazione di un locale. Prima 200 euro, poi altri 300. Cantiere in via Sperlinga, il titolare si è già messo a posto. E poi colla in un negozio di ferramenta, visita ad un distributore di benzina, attacco nella serratura di un negozio di detersivi. Francesco Famoso, e attraverso di lui la mafia, va dappertutto, entra dappertutto, conosce tutto di tutti. E questo non soltanto per i soldi, pochi o tanti che siano. Attraverso il pizzo l'organizzazione mafiosa costruisce il suo ruolo sociale. Nel momento in cui il mafioso ottiene il pagamento del pizzo da un medio imprenditore, da uno che ha 50 dipendenti, quello nella testa del mafioso è Cosa Nostra, ci appartiene, e io mafioso acquisto un potere nella società, perché ho il riconoscimento sociale dei soggetti che sul territorio producono ricchezza, cioè delle imprese. Per questo il pizzo, dal punto di vista delle dinamiche mafiose, ha una funzione strategica.